E ora, intanto, mentre la nostra Franca Bianconi ci fa sapere che i suoi ragazzi che scenderanno sul ghiaccio come seconda coppia del secondo gruppo sono assolutamente pronti, molto decisi, dice tutto ok fino adesso, e quindi noi siamo qui, incrociamo le dita e li aspettiamo. Iniziamo a farlo da adesso. Sì, perché questa è l'ultima coppia del primo gruppo, dopo il warm up, insomma, penso che noi andremo in fibrillazione, come sempre per i nostri azzurri, ma ora seguiamo insieme Daria Popova, Bruno Massò, loro hanno la quinta posizione dopo lo short program con il punteggio di 48 e 43. Solo e in sequenza con un doppio salto. Solo Axel semplice per lui e lei cade nel doppio Axel, per cui un elemento veramente fatto male. E triplo loop. In questa trottola e triplo salto, molto bene, molto lungo come elemento, e Daria è stata bravissima a salvare l'atterraggio.
Daria Popova, Bruno Massò con il nuovo free program, c'è grande soddisfazione per questa coppia. Tra l'altro ieri ci aspettavamo qualcosa di più nello short, dopo che appunto la stessa Franca Bianconi ci aveva raccontato che in allenamento erano stati davvero entusiasmanti. Oggi questo suo loro free program è più convincente, è molto particolare. Sì, tendo però a ripetere il fatto che non mi piacciono come coppia, perché li vedo un po' pasticcioni, diciamo così. Perché ricordando appunto quello che aveva detto anche Franca Bianconi, che ci ha chiamato tramite Skype dal Canada per raccontarci un po' quali erano le sensazioni, certo, e le percezioni, perché è anche molto importante avere un po' il dietro alle quinte, sì, durante, certo, gli allenamenti. Abbiamo visto a Sheffield e a Nizza che correvamo da una pista all'altra, sì, per dare un po' il resoconto. Tutti. Ecco, guardate questo triplo twist bellissimo dove lui la prende sulla vita, per cui un elemento molto interessante. Poi piano piano ha iniziato a pasticciare qua e là e abbiamo visto... vedi, questo era il triplo tolp in sequenza con un altro doppio tolp. Sì, prima l'avevo erroneamente chiamato Salco, invece era un tolp. Li ho visti, come programma non mi è piaciuto perché non mi è sembrato così coinvolgente, perché per quanto gli elementi siano forti a livello di elementi, perché tecnicamente li reputo forti come coppia, alla fine il resoconto e il programma nel totale, forse perché di questi atterraggi un po' strani, un po' particolari, gli errori mi hanno attirato più loro, mi hanno distratto rispetto alla complessità del programma. Non so se capisci cosa voglio dire. Sì, sì, no, no. Sono stato più attento non alla storia che viene raccontata, all'intensità che si crea tra i due atleti, ma più agli elementi tecnici, sperando che evitassero di commettere qualche errore in più. Allora, ecco però il momento contenti, dei saluti per Daria Popova e Bruno Massò, questa coppia che si è formata nel giugno del 2011. Del loro team, tra l'altro, fa parte di allenamento anche Ingo Stoyer. Ti ricordi anche all'Europeo c'erano Aliona Savchenko e Robin Solkovi che guardavano attentamente questa coppia. Anche adesso si è intravisto, mentre c'erano proprio i replay, che alle spalle c'era Robin Solkovi che stava guardando attentamente la prova di questi ragazzi. Insomma, quando si fa poi squadra, no? E sì, questa cosa è bellissima. È bellissimo, è bellissimo. Tra l'altro, Valentina Marchei ha citato ovviamente che è stata a vedere le gare dei ragazzi, perché da Detroit è veramente un passo, e diceva che sono stati straordinari i nostri atleti e noi li aspettiamo. Allora, ecco il totale di 194 con 54 e 60 e 48 e 34. Beh, per quello che riguarda i components. Corretto. Dunque il totale di 149 e 37, se ho visto bene. Sì, corretto, sia nel tecnico, perché comunque tra le coppie appena scese sono quelli che hanno avuto maggior successo per quello che riguarda l'aspetto tecnico.